Graziano Verzotto. La magistratura mai è riuscita a far luce sul suo operato durante il periodo della permanenza di Mattei in Sicilia, richiamato proprio da lui. Infatti, adducendo pretestuosi motivi come dei movimenti strani della popolazione di Gagliano, lo invitò a scendere subito in Sicilia per poter tranquillizzare la popolazione. Mattei, giunto a Gagliano, si accorse che quanto aveva farneticato il suo collaboratore era assolutamente inverosimile. Infatti la popolazione era molto tranquilla e addirittura quando arrivò nel paese lo accolsero con una manifestazione di grande simpatia e affetto. Chi lo doveva dire che in un paese così come Gagliano, un paese piccolo, un paese che viveva solo di agricoltura, sentire dire che doveva venire Mattei, un uomo di un certo calibro, un uomo che a livello politico era già arrivato a livello internazionale, conosciuto di tutto il mondo, venire a Gagliano, quindi per i gaglianesi fu un giorno di festa, un qualche cosa di straordinaria festa. Tant'è vero che fu accolto con la musica, con migliaia e migliaia di persone che hanno sfilato in corteo e tante, tantissime cose, veramente. È rimasto contento lui e tutta la gente era contentissima quel giorno. Ecco il balcone, da questo balcone proprio Mattei quel giorno, da quel balcone, parlò al popolo di Gagliano. Parlò al popolo di Gagliano, lui e tantissime altre personalità politiche e religiose hanno tenuto un lungo discorso. Proprio da quel balcone Mattei disse a Gagliano c'è l'oro e c'è per tutti il benessere e il lavoro. Diceva fate tornare i vostri figli, i vostri mariti dall'estero perché qua ci sarà lavoro per tutti. Il suo discorso si chiuse con un caloroso e interminabile applauso, mentre dalla folla si sentivano tante voci che infocavano Mattei di restare con noi. La gente gridava ad alta voce, ingegnere, si resti qui con noi, ingegnere, si fermi qui stasera e tantissime altre proposte. Lui dopo alzò le braccia e disse, lo farei volentieri ma non posso perché ho tanti impegni, altrimenti mi sarei fermato. Ma vedo che siete tutta brava gente e vi terrò a tutti nel cuore. Nonostante fosse stato lui ad invitare Mattei in Sicilia, adducendo dei pretesti elettorali che lo dovevano vedere a Siracusa, lo abbandonò per andare prima a Catania e da lì con una macchina a Siracusa, cosa che non avvenne mai. Ma chi era in effetti Graziano Verzotto? Ritenuto vicino a influenti capi mafia, nel 1960 fu testimone di nozze del boss Giuseppe Di Cristina, assieme al catanese Giuseppe Calderone. Il suo nome è stato accostato sia alla morte di Enrico Mattei che al sequestro del giornalista Mauro De Mauro. Fu lui a organizzare, con motivazioni risultate infondate e pretestuose, la fatale trasferta di Mattei in Sicilia del 26-27 ottobre 1962, ed appena una settimana di distanza dalla precedente. Agli inizi del 1970 fu sempre lui a coinvolgere il redattore dell'Ora di Palermo in una campagna di stampa ricattatoria nei confronti di Eugenio Cevis e suo protettore politico Amintore Fanfani. Lo fece 3 o 4 mesi prima che il regista napoletano Francesco Rosi affidasse proprio al De Mauro l'incarico di ricostruire gli ultimi 2 giorni di vita di Enrico Mattei nell'isola. Fu proprio Graziano Verzotto a telefonare 3 minuti dopo l'incidente alla moglie del Bertuzzi, Dina Bertuzzi, per sapere se il marito era rientrato. Questo episodio, riportato dalla Bertuzzi, fu sempre negato.
dal Graziano in quanto diceva che non era stato possibile, mentre la donna sosteneva che conosceva molto bene la voce meliflua e quindi era sicuramente lui. Altra stranezza, la presenza in quei giorni in Sicilia di Cefis, mandato via da Mattei in quanto inaffidabile doppio giurista. Mattei se lo ritrovò in un pranzo a Nicosia, pranzo che si protrasse fino alle 16, oltre il dovuto, e sembra che sia stata la sua presenza a renderlo particolarmente nervoso in quella circostanza. Questo ritardo del 4 ore circa poi si implicherà nel contesto generale dell'attentato. Immediatamente dopo, solo qualche giorno passò, il Cefis fu riassunto all'ENI con la carica di vicepresidente. Il presidente era Marcello Boldrini, ma dopo 4 anni subentrò proprio il Cefis a Boldrini. Avvolgiamo il nastro di Mattei di qualche anno, partendo proprio dall'Iran. Il vecchio bazar, con la sua colorita animazione, ci conferma che siamo pur sempre in Oriente. L'Iran moderno ha saputo creare, partendo quasi dal nulla, un esercito efficiente e ben armato. Ecco il pittoresco cambio della guardia davanti al Palazzo Reale. In questo fantastico edificio, nel quale sembra rivivere un Oriente favoloso, viene offerto dallo Shah un pranzo ufficiale in onore della nostra missione. Precedentemente, nell'ambasciata italiana, il presidente Gronchi si era intrattenuto cordialmente con le 300 famiglie che compongono la nostra laboriosa comunità di Teheran. Nella stessa occasione, il presidente della Repubblica ha avuto uno scambio di idee con l'onorevole Mattei, presidente dell'Ente Nazionale Idrocarburi. L'onorevole Mattei si trovava a Teheran per la firma di un importante documento, l'atto costitutivo di una società italo-iraniana per la ricerca e lo sfruttamento del petrolio in 3 vaste zone del paese, che coprono una superficie di 23.000 km quadrati. Si tratta di un accordo soddisfacente per ambedue le parti. Esso significa per l'Italia la concreta possibilità di attingere direttamente alle grandi fonti del petrolio. Per l'Iran, delle condizioni notevolmente più vantaggiose di quelle assicurategli dalle convenzioni sinora stipulate con le altre compagnie internazionali. Quei documenti, quelle firme, sono l'atto conclusivo di trattative condotte sempre in uno spirito di reciproca comprensione e di sincera lealtà. L'atto perfezionato a Teheran rientra nella lungimirante e feconda azione promossa dall'ENI, volta ad assicurare al nostro paese un'adeguata partecipazione a quella vitale fonte di energia, a quell'elemento essenziale del civile progredire che è il petrolio. Lo Shah di Persia, o all'epoca già Iran, Mohammad Reza Pahlavi, si lasciò sfuggire certe parole. Queste: a volte il petrolio può essere davvero una maledizione. Chi lo sa, forse fu colpa della nebbia, forse fu un guasto, forse fu un attentato. Quel che è certo è che con lui noi avevamo dei progetti. Progetti che verranno sviluppati, ma non saranno la stessa cosa. Di chi parlava lo Shah? Parlava di Enrico Mattei, morto una decina d'anni prima, morto in circostanze misteriose all'epoca e che oggi sono un pelino più chiare, anche se manca sempre quell'ultimo tassello per completare il puzzle. Ma chi era Enrico Mattei? E perché lo Shah dell'Iran lo teneva in così grande considerazione? Cosa aveva fatto Enrico Mattei? Cosa aveva prospettato? Quali erano le sue idee? Scopriamolo assieme. E mi disse: che cosa vuol fare in Tunisia? Ma in Tunisia noi vogliamo costruire una raffineria. Dice: voi non farete la raffineria, dice, perché la faremo noi. Noi con una delle altre grandi società del cartello insieme, di un'altra delle 7 sorelle. E gli dissi, molto umilmente gli chiesi, cosa ne pensa se invece di farli in 2, se si facesse in 3? Disse no. E allora io a questo momento tirai fuori dalla tasca la matita, avevo altri argomenti da discutere. Lo guardai, li cancellai e gli dissi, io ho l'impressione che non abbiamo più niente da dirci. Però dico, lei il colloquio di oggi se lo ricorderà per tutta la vita, perché noi siamo dei poveri, abbiamo bisogno di lavorare. E non possiamo più andare all'estero come dei poveri emigranti che non hanno nessun'altra forza che le proprie braccia. Noi vogliamo andare anche noi come imprenditori, con l'assistenza tecnica e con tutto quello che un paese moderno come il nostro oggi può dare. E
A questo punto ci lasciamo. Io dissi al giovane ingegnere che mi accompagnava, dico, se lo ricordi, ha visto che egoismo terribile, ma il potente, se lo ricordi per tutta la vita. In quel momento incominciò per la Tunisia, come era già successo in Marocco, nel Ghana, in Sudan, una lotta terribile, senza esclusione di colpi. E io ho visto insieme d'altra parte società inglesi, americane, olandesi, francesi, belgi, tutti uniti contro di noi. Due volte credevo di aver perduto. Poi ripresi forza, poi abbiamo vinto. Perché abbiamo vinto? Perché abbiamo posto delle condizioni che sono molto più umane. Perché facciamo un'associazione al 50% con l'altro paese, che viene a partecipare al proprio lavoro nel proprio paese, non entriamo più come degli estranei. E tutto questo porterà naturalmente per il nostro paese, anche per la collaborazione economica e politica, porterà dei vantaggi. Mattei dava fastidio perché prometteva posti di lavoro al di fuori del controllo dei mafiosi, dei campieri, di tutti quei soggetti che strozzavano l'isola. Forse Mattei non aveva portato rispetto ai capi, quel rispetto che viene inteso in un senso non esattamente positivo. Ma non ci sono solo le sette sorelle o la mafia, c'è anche la Francia. Come abbiamo detto, Mattei era attivo in Algeria, si stava interessando. Da poco la guerra in Algeria era finita, l'Algeria era diventata indipendente, ma qualcuno continuava a opporsi a un'Algeria algerina. C'era chi voleva ancora l'Algérie française, l'OAS, l'Organisation de l'Armée Secrète, Jean-Jacques Soussigny e tutti gli altri ex ufficiali, ex militari, che avevano giurato di uccidere il grande Zora Charles de Gaulle, colpevole di aver lasciato l'Algeria dopo oltre 130 anni di dominio francese. Ecco, per l'OAS Mattei era un nemico, perché aveva dialogato con gli algerini, forse li aveva pure sovvenzionati, in ottica di una indipendenza che avrebbe potuto portare ad un accordo energetico favorevole per l'Italia e a discapito degli interessi francesi. Quindi forse è stata l'OAS? E se fosse invece una minaccia arrivata dal Medio Oriente, da parte di qualcuno che era stato escluso dai colloqui di Mattei, escluso dalla possibilità di partecipare a nuove attività alla pari? Potrebbe essere stato l'Iraq del generale Qassem, che qualche anno prima aveva preso il potere massacrando il sovrano hascemita, o magari era stato qualcuno della cerchia di Nasser, il rais egiziano che aveva rivoluzionato la zona con il suo panarabilos. Oppure potrebbe essere stato qualcuno che era stato molto vicino a Mattei, poteva essere stato qualcuno che con Mattei aveva lavorato, poi se n'era distaccato e poi subito dopo la sua morte era tornato alla carica. Un qualcuno di nome Cefis, Eugenio Cefis, ex vicepresidente dell'ENI, anche lui partigiano bianco, ma molto chiacchierato, anche più chiacchierato di Mattei. L'uomo dei mille segreti, il collezionista, l'uomo di cui si è detto di tutto e di più, a volte notizie fondate, a volte palesemente inventate. L'eminenza grigia della finanza e dell'industria italiana, forse il punto di contatto tra mondi diversi, quello della finanza, quello dell'economia reale, quello della politica. Lui, Cefis, delfino ideale di Amintore Fanfani, chi lo sa? Cefis, l'OAS, il panarabismo di Nasser, le sette sorelle, la mafia, tanti nemici, un solo obiettivo. Enrico Mattei che precipita col suo aereo assieme ad altre due persone innocenti. Ci vorranno anni per stabilire che effettivamente il Morin-Saulnier non è precipitato per un errore umano o per una questione puramente meccanica. Ci vorranno anni per stabilire che effettivamente Mattei è stato ucciso. Da chi? Non lo si sa ancora. Quello che è certo è che qualcuno è intervenuto all'aeroporto catanese di Fontanarossa, armeggiando attorno ai motori e al cruscotto dell'aereo. Qualcuno sicuramente aveva interesse a togliere di mezzo Enrico Mattei e qualcuno ci è riuscito. C'è un altro morto in questa storia, un morto che arriva diversi anni dopo. Negli anni 70 un grande regista ed attore italiano, Gian Maria Volonté, sta girando in Sicilia Il caso Mattei, un film proprio sulla figura dell'imprenditore e politico scomparso a Bascapè. Tra i consulenti alla pellicola figura anche un giornalista, Mauro De Mauro, cronista dell'Ora, quotidiano di Palermo. Personaggio molto particolare questo Mauro De Mauro, amico personale del principe nero Iuno Valerio Borghese, ma al contempo anche amico di tanti democristiani, confidente, ben introdotto in questioni di politica, di affari e si dice anche di mafia. Mauro De Mauro figura come consulente
Volonté e promette di portare a Gian Maria Volonté altro materiale. Ma il film verrà girato senza il contributo di Mauro De Mauro, che scompare nel nulla sotto casa. La figlia lo vede salire in macchina con dei figuri che non conosce e da lì se ne perderanno le tracce. Un caso di lupara bianca, non se ne saprà più nulla di Mauro De Mauro. E anche lì si comincerà a parlare di mafia, di ceffi, di questioni che riguardano affari sporchi. Si dice anche forse qualcosa legato al golpe borghese. Certo, gli appunti di De Mauro relativi agli ultimi giorni in Sicilia di Enrico Mattei, quegli appunti che dovevano servire a dare una svolta clamorosa alla pellicola, non verranno mai ritrovati. Potremmo quasi dire che Mauro De Mauro è stato il quarto morto a distanza di Bascapè. E allora ancora oggi ci domandiamo perché uccidere un imprenditore, per quanto scomodo, un pilota d'aereo, un giornalista americano e diversi anni dopo un giornalista siciliano per delle questioni di business. Cosa aveva fatto Mattei da dare così tanto fastidio, da risultare nemico da abbattere? Cosa aveva detto? Cosa aveva pianificato? Quali interessi aveva calpestato, quali porte aveva sbattuto in faccia per meritarsi una fine del genere. Non lo sappiamo. Quello che sappiamo è che gli accordi che Mattei avrebbe voluto chiudere sono stati chiusi anni dopo, ma con delle modifiche, non esattamente quello che Mattei voleva. E anche questo dovrebbe farci riflettere. Così come tutte le storture emerse nel tempo sull'ENI, l'ENI poi condotta appunto da Cefis, le piattaforme nel Biafra e la crisi del Biafra, con personale dell'ENI sequestrato nella zona, i rapporti con l'Algeria, con la Tunisia, con Bourguiba, le trivellazioni, a volte accompagnate da vere e proprie tangenti, la nascita di una banca offshore, la Hydrocarbons, che serve teoricamente a trasferire fondi da utilizzare all'estero, ma che in alcuni casi, come si è visto col processo Ambrosiano, è stata sfruttata anche per altri scopi. Forse Enrico Mattei aveva subodorato tutto quello che sarebbe successo dopo e forse non era d'accordo. Forse per questo è stato fatto fuori. Perché, come insegna l'arte della politica, a volte occorre piegarsi a interessi superiori, interessi che forse Mattei non vedeva coincidere coi suoi. Anche il caso di Mauro presenta dei lati oscuri. Su di lui indagavano i carabinieri di Dalla Chiesa, partendo però da un presupposto diverso da quello della polizia, pensando che il sequestro e l'eventuale uccisione dipendesse dal fatto che il Di Mauro aveva dato fastidio alle cosche sul campo degli stupefacenti e delle loro attività in merito. Mentre invece la polizia aveva puntato il dito sin dall'inizio nelle persone di Boris Giuliano e di Contrada sul delitto proprio del Mattei. Sarà proprio Vito Micheli dei servizi segreti che impedirà sia a Boris Giuliano che a Contrada di proseguire gli accertamenti sul caso Mattei riguardanti la scomparsa di Di Mauro.